sera con questo make up appunto da sera. Ovviamente l'avrete intuito, non penso che andiamo a fare la spesa così combinate, anche se c'è gente che lo fa e fa bene, perché basta sentirsi a proprio agio nel fare le cose. A me piace utilizzare questi trucchi un po' particolari, elaborati, eccentrici, per la sera, per comunque qualche evento, e quindi ve l'ho proposto. La particolarità di questo make up, se ancora non vi è saltata all'occhio, forse perché sto ancora con l'occhio aperto, è la cut crease delineata, ora ve la faccio vedere più da vicino, delineata da questa linea di brillantini, che spero vi piaccia, mi piace tantissimo. E comunque labbra intense, questo bel eyeliner importante, insomma, un trucco che c'è e si vede. Il viso comunque, come sempre, voi vedete in tutti i miei tutorial, sia quelli più giornalieri che quelli più elaborati, appunto, è sempre molto fresco, molto è molto percepibile la pelle che c'è sotto. Non faccio mascheroni perché non mi piacciono, ma comunque vado a correggere le imperfezioni, vado di illuminante perché la sera ci sta tantissimo, e ho delle belle sopracciglia appunto delineate che seguono sempre questo andamento del trucco, che è molto molto allungato, quindi si allunga verso l'esterno. Il trucco che vi ho praticamente realizzato, ve lo faccio vedere in foto, mi ha ispirato questo trucco qui che mi ha fatto vedere mia sorella. E appunto, non so se riuscite a vedere, ma abbiamo questi glitter, come la cut crease delineata dai glitter, abbiamo l'eyeliner, ovviamente qui ci sono ciglia finte, io non le ho applicate, e ho il rossetto e il rosso. E il rossetto e il rosso, io invece sono andata sui toni del marroncino perché volevo qualcosa di un po' più tenue, insomma, non volevo proprio, anche perché andrò a mangiare la pizza fondamentalmente, quindi non è che volevo questo rossettone rosso, anche se questa appunto, questa versione è molto bella, quindi l'ho fatta un po' mia. Io spero che vi piaccia, ovviamente, come sempre, spero che possa esservi di ispirazione per qualche evento, per qualche occasione. Vi lascio al tutorial e vi mando un bacione. Allora ragazze, come sempre andiamo a preparare la base per gli occhi, e vado ad utilizzare il primer base occhi uniformante della Puro Bio. Incipio adesso leggermente per favorire ancora meglio la stesura degli ombretti. Adesso vado a prendere il marroncino che colorerà la mia palpebra fissa. Il marrone che vado a scegliere è questo qui di Puro Bio, che va nel color mattone ed è molto bello ed è molto pigmentato. Prendo un pennello piatto e siccome devo essere molto precisa, la sfumatura dovrà cominciare in un punto ma non dovrà superare la linea della piega dell'occhio, quindi vado a prendere un po' di colore e comincio piano piano a stenderlo. Creo prima questa linea immaginaria e non chiudo però l'occhio seguendo la linea naturale della piega dell'occhio, ma la lascio, diciamo, aperta la linea. Quindi invece di andare a seguire proprio la piega naturale dell'occhio, perché dovrei fare così, lascio, diciamo, dritta questa linea. Tracciata questa linea base che mi farà da guida, comincio a sfumare verso l'alto e man mano aggiungo prodotto fin quando non ottengo l'intensità desiderata. Questo è un bellissimo trucco, mi piace molto, è molto d'effetto ma comunque ha pochi colori, comunque semplice. E poi una cosa che mi piace tanto è la riga di eyeliner, la riga che diciamo colora la piega dell'occhio, perché l'ho vista tante volte, sempre tante volte ho detto ah, lo devo fare, poi non l'ho mai fatto, quindi questa è la volta buona. Adesso che comunque ho tracciato la mia linea base, posso tranquillamente andare a prendere un pennello da sfumatura, sempre abbastanza preciso, il mio solito Zoeva 231. Prendo un altro po' di colore e vado quindi a colorare al di sopra sempre della linea che ho tracciato. Ora vado invece a prendere l'ombretto che colorerà la palpebra mobile e scelgo di utilizzare questo bellissimo colore di neve che vi ho fatto vedere più volte anche come illuminante, si chiama unicorno.
lo prelevo con un pennello a lingua di gatto, però con le setole sintetiche, quindi che mi daranno modo di ottenere la massima pigmentazione dall'ombretto. E anche qui non chiudo, diciamo, il trucco a questo punto, ma lascio sempre aperto la parte finale. Vado adesso a realizzare la linea dell'eyeliner e, guardandomi dritta nello specchio, comincio dalla codina. E delineato l'eyeliner nero, vado a realizzare anche l'eyeliner in oro e con l'occhio, diciamo con la palpebra stesa, quindi mi guardo nello specchio, non così perché altrimenti non ci riuscirei, in questo modo, di modo appunto da vedere la piega dell'occhio, e vado piano piano. Mi ricordo alla fine di non chiudere con l'eyeliner, ma di lasciare la linea aperta. Quindi questa linea ci andrà a separare il marroncino, il colore marrone che ho usato sulla palpebra fissa, dal colore invece brillantinato che ho utilizzato sulla palpebra mobile. Aggiungo prodotto fin quando non ottengo una linea abbastanza definita. Resto un po' con la palpebra stesa, altrimenti se vado a chiudere si stamperà praticamente l'eyeliner. Linea. Vado adesso, dopo aver piegato le ciglia, ad applicare il mascara. È un buon metodo di applicare il mascara, se ce lo, diciamo, ci sporchiamo sempre, è guardare verso il basso, quindi avere lo specchio in basso, di modo da tenere naturalmente l'occhio semi chiuso e quindi non ci sporchiamo. Vado con un pennellino piatto e con un po' del marrone che ho utilizzato per la palpebra fissa, a colorare anche un po' la rima ciliare inferiore, l'attaccatura delle ciglia. Aggiungo un po' di mascara anche per le ciglia inferiori. Adesso con un colore chiaro opaco, io utilizzo Butterfly di neve da quest'altra palettina, vado a prendere un pennello ampio e vado a colorare sotto l'arcata sopraccigliare. Una volta finito il trucco degli occhi, vado a correggere le occhiaie e a pulire anche il trucco, e applico il correttore Under Eye Concealer di Nabla 1.0. Poi con un pennellino più piccolo da precisione vado a correggere l'occhiaia ai lati del naso, che è più intensa e violacea, e vado con l'anti-cern di Avril nella colorazione Doré. Questo correttore qui è più denso, più pastoso e più coprente, quindi è perfetto per queste zone in cui abbiamo bisogno di più coprenza. Applicate i miei soliti fondotinta, quello della Puro Bio e un po' di Avril, della BB Cream di Avril. Adesso vado con questa matita correttore a correggere le imperfezioni. Quindi vado direttamente sui rossori e sulle imperfezioni. Dopodiché vado a sfumare con il pennello morbido della Real Techniques, quello che utilizzo sempre per i correttori. Vado con la Essence Ora Bad Matte, questa qui bianca, che vi sto consigliando, ve l'ho consigliata più di una volta, molto velocemente ad incipriare il volto. Sono bianchissima, mamma mia. Dopo aver incipriato vado a fare un leggero contouring con il pennello angolato della Biffoli e la poudre di Avril nella colorazione Doré. Quindi vado un po' a definire lo zigomo. Vado ad applicare il blush
e utilizzo il Silky Touch Blush della Essence con il pennello, questo qui a goccia che è fantastico, della Real Techniques, ed è il Blush Brush. Vado sul zigomo e poi stendo verso l'alto, quindi seguendo lo zigomo. Ora non mi resta che applicare l'illuminante e vado ad applicare, vediamo un po', vado ad applicare come illuminante questo ombretto della Puro Bio, visto che ho la palettina qui. L'ombretto, se non sbaglio, è lo 01 ed è appunto il, diciamo, il color champagne di Puro Bio. Vado col pennello di Zoeva, il 134 Luxe Powder Fusion. Vediamo un po' come dai là, come fa. Vediamo un po' che effetto ci dà come eyeliner. Ok, comunque no, un bello effetto. A seconda di quanto ne vogliamo andiamo ad aggiungere. Mi piace. Molto bello, sono soddisfatta di aver utilizzato questo. Ok, adesso non mi resta che colorare le labbra. Ho lasciato di là la tinta, ovviamente. Volevo utilizzare una tinta, la tinta che vi ho mostrato nel video della Old Inix, che è Beauty Mark, che è quel bel marrone. Quindi lo vado un attimo a prendere, anzi magari intanto faccio il contorno labbra con la matita. Vediamo un po', ne utilizzo una, ovviamente non ce n'ho un'identica, però vado comunque sui marroncini. Utilizzo questa qui, che è la pastella, una delle nuove, è la Confusion M228, un colore molto bello, un marrone molto caldo, veramente bellissimo. Quindi vado a contornare le labbra. Sono andata a prendere la tinta, madonna ragazzi, si gela fuori, mamma mia, mi sono congelata. E utilizzo appunto la NYX Lingerie nella colorazione 05 Beauty Mark. Ok, madonna che freddo. E vado ad applicarla. Sembro quelle le signore che si fanno solo il contorno labbra, orribile. Quindi vado subito a riempirle. E un consiglio che vi posso dare, ragazze, è quello di non fare troppe passate, di mettere troppo prodotto quando applicate queste tinte, perché altrimenti cioè le labbra si sentono asfissiate. Quindi io cerco il più possibile di fare una passata, massimo due. Ho applicato la tinta e questo, ragazzi, è il look finito. Ovviamente nella foto che vi ho mostrato abbiamo un rossetto rosso molto intenso e molto matto come questa tinta. Io ho deciso di optare per il marroncino per tenermi un po' più sobria, se vogliamo, perché non volevo utilizzare il rosso. Ma comunque sobria non sono, diciamo che riprendo il marrone, quindi sono un po' più nel grunge di colori marroncini, quindi non sono molto eccentrica col rosso, ma comunque anche questo è un colore molto evidente, anzi anche particolare, quindi si fa notare comunque. E niente ragazzi, io spero che il make up vi sia piaciuto, che possiate utilizzarlo per qualche occasione, che vi sia piaciuta questa riga di eyeliner brillantinato che colora la piega della palpebra, che colora la piega della, sì, che colora la piega dell'occhio. Mi è piaciuta tantissimo e fatemi sapere cosa ne pensate. Vi mando un bacio, al prossimo video.